Allora, buonasera Loris Parmerini. Buonasera. Loris, come devo presentarla? Io sono candidato presidente alla provincia. Ex candidato a presidente della provincia, che in 2 mesi ha fatto una lista, si è presentato da solo con gli amici, ha fatto 1150 voti nonostante la censura completa della stampa. E delle TV. No, le TV poi ne parliamo, ma le TV sono state meno peggio, per il momento hanno uno spazietto di libertà, diciamo che non c'è stato sostanzialmente dibattito sulla provincia. Sebbene che siano venuti tutti i ministri a presentare i loro candidati, siano stati spesi forse 1 milione, 2 milioni di euro fra la pubblicità dei vari partiti, non c'è stato un solo dibattito, cioè, per dire, le associazioni sindacali, gli artigiani eccetera hanno invitato la destra e la sinistra, non hanno invitato noi, e questo è illegale, perché addirittura par condicio prevede che se c'è un dibattito non c'è stato un solo articolo di giornale su di noi, né il Mattino, né il Gazzettino, né il Corriere, né il Padova, perché ormai Padova ha perso non solo la banca, ha perso anche l'informazione, non c'è quasi più la redazione giornalistica di giornali, perché è tutto fuori, tutto via, ci hanno svaligiato completamente, per cui non si sa neanche dove andare a chiedere la par condicio, sembra che addirittura non esista un'autorità che possa obbligare i giornali. Ne parliamo. E quindi con la censura abbiamo fatto lo stesso un bel risultato.